Hai mai sorpreso il tuo cane a giocare sul tuo letto e non sai perché? In questo video di Animalpedia ti raccontiamo per quali sono i motivi principali che spiegano perché il cane si rotola nel letto e cosa puoi fare in ciascun caso. Lasciare il proprio odore nel letto. In questo senso, rotolarsi sul letto può avere uno scopo simile a quello di strofinarsi su erba, legnetti, animali e perfino sulle feci. Stai lasciando l'odore del tuo corpo mentre riceve informazioni sull'odore che già esisteva nella zona. Osservando questo comportamento da vicino, è molto probabile che la prima cosa che fa sia attaccare il naso al letto, strascinarlo, cadere con tutto il corpo e rotolarsi. Lo fa perché le ghiandole sul viso secernono feromoni che permettono al profumo di aderire alle lenzuola. Lo fa perché si sente molto più sicuro e tranquillo vivendo in una casa contrassegnata dal suo stesso odore e informa gli altri animali, che sia lui o lei. Per nascondere l'odore dopo il bagno. Quando acquistiamo uno shampoo o un balsamo per cani, tendiamo a selezionare il prodotto che ha l'odore più gradevole. Bisogna però tener presente che ciò che ci attrae può provocare un rifiuto da parte del cane, e questo è ciò che di solito accade con gli shampoo dagli odori intensi. Facendo il bagno all'animale, stiamo dando lui un aroma artificiale con il quale non si sente a suo agio, quindi cercherà di recuperare il proprio odore strofinandosi su quelle superfici che lo preservano meglio, come il letto o il divano. A causa di fastidio o prurito. Quando un cane si rotola sul letto per alleviare il prurito, noterai subito che pone un'enfasi particolare sullo sfregamento di un'area specifica, spesso il viso, i fianchi o la schiena. Se sospetti che il tuo cane si stia rotolando nel tuo letto perché si sente a disagio, controlla attentamente il tuo corpo, sollevando il pelo zona per cercare pelle arrossata, desquamazione, alopecia, ferito e qualsiasi altro tipo di segno. Naturalmente in questo caso la soluzione è rivolgersi al veterinario per determinare la causa del problema e prescrivere un trattamento adeguato. Per liberare energia o stress. I cani che attraversano un momento di tensione, che non ricevono abbastanza stimoli durante la giornata o che soffrono di stress, hanno bisogno di liberare di tanto in tanto l'energia che accumulano, e questo a volte avviene in modo molto espressivo attraverso comportamenti intensi: correre, saltare, girare o rotolare sulle superfici. Questi attacchi di follia sono conosciuti come ZUMIS o FRAP, dell'acronimo inglese Frenetic Random Activity Period. Questo comportamento è normale da osservare di tanto in tanto, ma diventa preoccupante se il cane lo sperimenta molto frequentemente. Scopri di più sulla FRAP nei cani nel video che ti lasciamo qui sulla scheda. Una volta che il cane si è rilassato, valutate attentamente la frequenza con cui si verificano questi episodi, e se è molto elevata vi consigliamo di rivolgervi ad un etologo, in quanto è possibile che il vostro amico peloso sia stressato, abbia bisogno di più esercizio o non abbia tempo. Comportamento appreso. I cani apprendono molto rapidamente a ripetere comportamenti che hanno portato loro beneficio in passato. Da animali intelligenti quali sono, associano facilmente un comportamento ad una conseguenza e lo ripetono oppure no, a seconda di ciò che è meglio per loro in ogni occasione. Se il tuo amico peloso si è mai rotolato nel letto per qualsiasi motivo e ha ricevuto la tua attenzione, ha giocato con lui o l'ha accarezzato o l'ha rinforzato in qualsiasi modo, è possibile che ripeta eventualmente il comportamento per ottenere lo stesso risultato. Se vuoi continuare a conoscere la cura del cane, non perderti la playlist che ti lasciamo qui. Dicci, il tuo cane di solito si rotola nel letto. Alla prossima volta, esperti!